Il momento magico della Sampdoria si traduce in un'altra vittoria a mani basse su un Pisa che cerca di contenere le folate di una squadra carburata al meglio, veloce e piena di fantasia. Anche l'assenza di un mostro sacro come Cereso o il forfè all'ultimo istante di Pellegrini passano quasi inosservati. C'è Gianluca Vialli che fa il suo esordio in campionato e questo basta e avanza. Ancora in fase di recupero sul piano psicofisico e dell'ambientamento, Vialli non risparmia certamente l'impegno, tranne che nelle interviste. Parlerà a fine novembre, ha fatto sapere. Il gol di Michailichenko dopo 8 minuti sblocca subito l'incontro. Il cross di Mancini e l'ostacolo su Vialli favoriscono il russo, che schierato in posizione più arretrata, lascia più libertà a Mancini e mostra un repertorio sempre più impressionante, sia con lanci lunghissimi e precisi, sia in fase di conclusione. Il salto di qualità della Samp, insomma, porta in gran parte il suo nome. Tutti e soprattutto Mancini cercano Vialli, che a volte non è neppure fortunato, mentre il Pisa è impegnato solo ad arginare il più possibile la Samp dilagante. La ripresa è un tiro al bersaglio dei blucerchiati e un festival dei gol. Dopo 40 secondi Michailichenko lancia Mancini, che nell'occasione fa vedere la sua anima di attaccante con un gol perfetto nella preparazione e nell'esecuzione. 10 minuti dopo ancora Mancio in cattedra con un'azione personale magistrale. Il tocco finale a Vialli per farlo segnare è roba da libro cuore. Vialli ricambia il favore procurandosi un rigore, ma questa volta l'eccesso di sicurezza tradisce Mancini, che si fa parare il tiro. Branca, appena entrato, mette il suo sigillo. Tra campionato e coppe è l'uomo che finora ha segnato più di tutti in Italia. Poi i 10 minuti finali. La Samp si rilassa e Piovanelli assieme al Pisa ne approfitta. Prima trasforma un rigore per un fallo su Cristallini. Poi mette dentro su un assist smarcante di Larsen. L'onore pisano è salvo, ma su questa Samp oggi non discute nessuno. È un momento di grazia della sua squadra oppure è cambiato davvero qualcosa? C'è un segreto, insomma, sia sincero, eh? Verità, verità, come dice lei? Verità è con Michailichenko, con giocatori maturati come Mancini, abbiamo visto come ha giocato oggi, con un Viali, con una grinta incredibile, con un Cattanes che corre molto, con un Dossena che sta in spenda a forma, non parlo di Lombardo perché quando prende pala tutta la tutta pubblica si alza perché lui porta un fuoco con la palla. Poi noi abbiamo questa nostra difesa quasi sempre completa. È fortissima questa Sampdoria.